Bentornati amici di Briciole di Storia Bentornati. e soprattutto addio, nel No, senso no, che no, addio no, oggi ci il divertiamo. presentatore se ne va No, perché non vuole vedere questa cosa. no, Come assolutamente. Allora, come potete notare, prima sorpresa, magari anche il titolo sarà solo un'indicazione vaga di che cosa potrebbe essere. Sembra un coltellino, è in legno il manico, ma mai? Un all'interno. coltellino a serramanico sembrerebbe, invece non è No, purtroppo. ha queste tre lame. Di che cosa si tratta? Vi lasciamo qualche secondo per pensarci. In Posso silenzio. far finta di indovinare cose sbagliate, così ho più No, perché pathos? sai già che cos'è. Va bene, passato il tempo, non ce l'avete fatta come non ce l'ha fatta nessuna delle persone che conosco. È un salassatore. E con questo saluto i No, con nostri. questo restiamo perché dobbiamo spiegare che cos'è. Beh, Fino salasso, diciamo. agli anni 30, 40, il salasso veniva utilizzato in campo medico e anche in campo veterinario. Uccidere definitivamente i No, perché si pazienti. pensava che le malattie stessero nel sangue, facendo Certo. uscire un po' di sangue, la Mica da malattia se ne andasse mattantissimi, insieme a quello. ottima Mi idea. ricordo che la moglie di Manzoni fu curata così per l'anemia. Morì Si morì naturalmente, naturalmente. ottima cura, Va devo dire. bene. Invece, mia zia, che mi ha prestato questo oggetto, che ringrazio, zia Maria, un saluto, mi diceva che in tempi di povertà, piuttosto che uccidere una bestia per procurarsi proteina animale, gli si incideva una vena, si prendeva il sangue, con quello si faceva, aggiungendo farina e altre cose, il sanguinaccio, e all'animale il sangue si riformava e tu avevi un'alimentazione anche a base di proteine da quello. Questo è molto interessante perché io dovrei rispondere a una domanda difficile. Sì. Quale delle due pratiche mi fa più impressione? Quella di togliere sangue a una persona nella convinzione errata di farla guarire, oppure quella di toglierlo a un animale per farci un cibo che solo l'idea mi disgusta, un sangue C'è chi lo mangia con ancora, farina? ma Che ora buona vi facciamo cosa! vedere come si utilizzava. Se il Ma non. professore può darmi il No, braccio, assolutamente mi fa impressione solo una cosa, ma non lo faccio invece. Ma veramente. questo mi rassicura Va bene, infinitamente. faccio tutto da solo. Sì, Allora, questa è una il bella idea. medico posizionava Sulla sulla parte vena. del braccio, sulla vena, l'attrezzo con la punta, vi garantisco che Posso usare pizzica. la parola medico? Mi sembra usata un po' a sproposito in questo Con momento, una comunque. mazzettina di legno si picchiava, procurando una Un bel taglio ferita. lungo la vena e Qui si metteva capisco una come. ciotolina per raccogliere il sangue, ovviamente non quello umano, Quello umano e lo buttavano poi e veniva con il male che si se ne ripuliva il sangue. andava. Che bello. E le tre punte sono probabilmente in base, perché si faceva anche ai bambini. Questa cosa a metà tra il veterinario e il medico già non mi piaceva in nessuna delle due versioni, ma il fatto che fosse mischiato è Io più che ancora a metà peggio. farei a un terzo tra medico, veterinario e macellaio, perché è una cosa terribile. E comunque tutti i medici ne avevano. Potete trovare la storia di questo tipo di attrezzo anche sotto il nome di flamme, non so se sia francese o che cosa, e ce ne Darsi. sono tantissimi modelli con 5 punte, con 4 punte, fino agli anni 40 con modelli abrasivi a più lame, meccanici, ed è nato in 1700, 1700 mi Sì, pare di la pratica ricordare. esisteva. È un oggetto molto, 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 molto particolare, devo dire. Assolutamente sì, apprezzo il valore storico, apprezzo il valore dell'inconsueto, però mi permetterete di dire che è una cosa veramente orrenda da tutti i punti di vista. Naturalmente non si è parlato né di disinfettare, né di Che cautele, cosa né deve disinfettare? di. E se fai un taglio in una vena sarebbe Vabbè, ma non era doloroso. così arrugginito una volta, era molto più pulito, Ti il taglio ricordi che netto. quando un medico Poi attuale fa ti immagini un'iniezione, la botta, disinfetta. pam! E la carne, cioè si procura questa lesione e via. Oh, è medicina, abbiamo anche un Medicina libro. no, è È schifezza. medicina di un lontano passato, neanche così tanto Con rispetto per i lontano, medici attuali che naturalmente non ridiscono quanto me nel vedere questa eh? Ma cosa. ci fu poi il passaggio successivo che fu quello: non procuriamo del dolore noi, prendiamo le sanguisughe. Si attaccano le sanguisughe e in certe malattie sai che si usa ancora la sanguisuga. Ma ne parleremo in un'altra puntata. Sembra super Chiediamo scusa a quasi. tutti i medici, quelli veri e attuali, per queste Magari cose. non lo sapevano, adesso sempre in tasca Lo escluderei nella maniera più assoluta. Va bene. E con questa cosa orrenda salutiamo tutti i nostri poveri amici di Briciole di Storia e ci scusiamo. Ma dai, alla prossima.